We are now going to listen to an Italian musician. And what is great about this conference today, this online conference, is that we have some speakers and musicians from all over the world. We have the audience from all over the world, and in a real physical convention and conference. Where that wouldn't have been so easy. So, of course, it's not that great to not be together and share this moment in a real location, etc. But it also gives us to some opportunities to leave some things that wouldn't have occurred otherwise. So now, we are going to listen to Domenico, also known as Mimo. That's his nickname. The Lynchland gang team know Mimo quite well because he shares his composition quite often in the group. You're gonna see that is quite well, he has something with with his piano, and I invite you to pay attention to him, and he's going to introduce himself better than me. So the Roadhouse is proud to listen to Mimo. Good evening to everyone. Maybe someone will already know me through some Facebook groups dedicated to Twin Peaks and as I call him, Mr. Lynch. Well, I just want to say that now I will perform all series of the guitar tracks, instrumental tracks, and for you, as you see on my keyboard, as always. And some of these tracks are the highlights. So I hope you like everything, and just let me thank Roland and Marie for giving me this great opportunity. Have a great Twin Peaks Saturday party, everyone. Let's go and let's rock.
Today, sì, per quanto riguarda i pensieri del giorno, today I would like to wish a very, 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 very happy 52, 52esimo compleanno birthday to Heather Graham. Heather Graham, la nostra mitica Annie Blackburn. I Twin Peaks ovviamente, non solo, però io non altri film suoi, non me li ricordo, altre opere in cui ha recitato, io la ricordo ovviamente, la nostra mitica Annie Blackburn, i Twin Peaks, e diciamo, fossi nei sceneggiatori di sceneggiatori suoi, sì, Wisteria, A Record of the Night, questo famoso progetto di cui si parla da mesi, fosse un qualcosa di legato a Twin Peaks. Io, ecco, per esempio, la storia di Annie Blackburn sarebbe una di quelle storie che approfondirei perché ovviamente come tante altre cose di Twin Peaks ci ha lasciato con dei punti in sospeso, ma insomma veramente l'approfondirei perché penso sia una delle più storie interessanti all'interno di Twin Peaks. E poi se avete visto un preview all'inizio del video è perché appunto le dedicai il pezzo Dark Mood Woods, uno dei pezzi più misteriosi secondo me di Twin Peaks, composto da Angelo Badalamenti, e ovviamente il pezzo si sente nel finale del 22esimo episodio, la seconda stagione e ultimo, 22esimo e ultimo, oltre la vita e la morte. E, sì, quindi la dedicai quello, poi c'è anche una versione in loop di 1 euro, ovviamente metto sempre il link dei video completi in descrizione. Però se avete visto anche un preview proprio all'inizio, che sono due preview per forza, ma se avete visto il primo proprio, forse c'è anche diciamo Sycamore Trees, ma c'è anche una presentazione all'inizio da parte di un'altra persona, così come una mia presentazione col foglio. Ebbene, quello si tratta diciamo di un evento online che si tiene, cioè la prima conferenza internazionale online dedicata a Twin Peaks The Return, che si tenne appunto il 19-20 giugno scorso, l'anno scorso. Credo probabilmente se non ci fosse mai stata la pandemia si sarebbe fatto dal vivo questo evento. Ad ogni modo quello che presenta e che mi presenta è Roland Kermarie, diciamo l'amministratore di Lynchland Gang, la pagina praticamente più numerosa, il gruppo più numeroso su Facebook dedicato a David Lynch, al maestro, con, se non erro, al momento più di 40.000 membri. Ed è noto anche come Archivist, Lynchland Archivist, perché appunto colleziona tutta una serie di dati anche meno conosciuti sul maestro. Insomma, invito ad iscrivervi a questo gruppo se avete Facebook, si chiama appunto Lynchland Gang. Lui talvolta commenta anche nei commenti al Weather Report, si chiama Lynchland, il suo account di YouTube. Eh sì, diciamo per quanto riguarda quei giorni, poi si trattò di una conferenza in cui furono presentate 157 relazioni da tutto il mondo, se non erro, e per parteciparne furono selezionate 134, non vorrei sbagliare, comunque si parlò di temi molto interessanti, io però non ebbi il tempo di seguirla tutta, ma suonai semplicemente e ci esibimmo io e altri tre musicisti, diciamo, in ordine di successione. In un party dedicato appunto nel party dedicato all'interno di questa conferenza si tiene di sabato sera il 19 giugno appunto e diciamo comunque gli altri musicisti erano un po' più conosciuti rispetto a me, in particolare uno proprio è anche conosciuto da David Lynch, se non erro ha lavorato anche con lui a qualche lavoro, si chiama Daniel Knox, cercatelo, credo abbia anche dei dischi, insomma faccia proprio musica in maniera seria, mentre io ero l'unico credo meno conosciuto in assoluto, ma insomma certamente sono stato un orgoglio per l'Italia, comunque specialmente a livello proprio nel particolare, che comunque parliamo di Twin Peaks, qualcosa di non completamente conosciuto da tutto il mondo, però comunque fu un grande onore per me, visto che non sono nessuno, e poi di entrare in contatto, appunto, fu un grande onore entrare in contatto col mondo di Lynchiani, in questa maniera. Poi, tra l'altro, a questa conferenza erano presenti anche i tre boscaioli di Twin Peaks The Return, tra cui il Woodsman di Got a Light, cioè da accendere, l'episodio 8, la parte 8, voglio dire, perché si chiamano parti, no, episodi in The Return. Probabilmente la parte più bella di The Return, un capolavoro, capolavoro nel capolavoro The Return, che è stato definito film la durata 18 ore, e infatti è così, oltre al fatto che è stato definito probabilmente il miglior film del decennio, e non hanno i torti. Eh sì, magari altre informazioni scrivo in descrizione, altrimenti non ce la faccio, credo di aver detto quelle più importanti, comunque. Visitate il canale di Lynchland per i video sulla conferenza, o magari li metto io in descrizione, così come vi riporto il link completo della mia esibizione.
Diciamo c'è qui l'esibizione in cui mi presentò il Roland, che però si bloccò un po' in live, e poi c'è anche un'altra versione che si vede benissimo, che poi l'ho caricata il giorno dopo, quindi magari inserisco entrambi. Quindi come sta Annie? Come sta Annie? E poi vorrei ringraziare David Lynch per questo giorno 1 di Weekend Projects, ricambiare la fortuna per i suoi progetti, anche per gli altri, qualora le altre persone, voi qualora li abbiate. Sì, penso di aver detto Spero che tutto. vi sia piaciuto il nuovo motivo, anche se in anticipo. La versione completa la caricherò da febbraio, quindi avremo un febbraio proprio con questo, cioè col mio nuovo motivo su It's a Friday Once Again. Ti ringrazio Patrick, infatti, per quello che hai detto. Però il resto dei pezzi erano su Dario Argento, ma penso che se hai letto la descrizione hai capito perché, quindi non è proprio musica mia. Solo i primi 8 secondi, questo nuovo motivo su It's a Friday Once Again, quindi spero vi sia piaciuto l'episodio. E poi da domani in poi, diciamo la settimana prossima, dovrei caricare altri due pezzi da Non ho sonno che ho interpretato, per un totale quindi di 6. Visitate il mio canale principale tastiere, la playlist Dario Argento Goblin, per vederli tutti in qualche modo, così come anche gli altri pezzi dai film di Dario Argento e dei Goblin che ho interpretato finora in tutta la mia storia sul canale YouTube. E poi sempre la settimana prossima dovrei caricare un altro pezzo, un altro film, il main theme di questo film, però sarà un mistero per chi ne parlo direttamente quando lo caricherò di questo film, che è un capolavoro e che è uscito in Italia 20 anni fa, il 25 gennaio 20 anni fa, quindi è un film anche importante, ma ci ritornerò non appena, spero, entro una settimana caricherò il main theme che ancora devo interpretare, però ancora devo fare il video, quindi Tutto per questo. oggi. Sì, come al solito, se mi venisse qualcos'altro in mente, lo scrivo in descrizione. Have a great day!